Nome: Barbara. Età: 38 e 3 figli. Ti sembra poco, ma invecchiano. Provenienza: Torino. Segno zodiacale: Toro, ascendente Leone. Ma rispondo giusto perché mi è stato chiesto, perché non ci credo, se non. Professione: mamma. E poi di tutto un po', insomma, quello che si può fare si fa. Colore preferito su tutto il blu. Qualunque cosa blu mi piace. Qualunque oggetto mi piace. E poi anche il rosso. Descriviti attraverso un pregio e un difetto. Allora, iniziamo dal difetto. Sono mentalmente iperattiva. Quando penso una cosa, arrivo a perdere il sonno se non trovo una conclusione subito. Un pregio: sono mentalmente iperattiva e quindi poi alla fine faccio un sacco di cose. Se fossi un animale, saresti un gatto, sicuramente un gatto. Cibo preferito: tutto. Non mi dispiace niente, mangio volentieri qualunque cosa, l'importante è che sia salato, diciamo che prediligo i salati, ecco, le cose dolci non mi stuzzicano per niente. Artista preferito? Mio zio, fa il pittore, e per me è il mio artista preferito, insomma. Film preferito? Non c'è un film preferito, guardo poca televisione, pochi film. Mi piace guardare i film dei libri che leggo, anche se il 90% delle volte ne resto delusa. Il libro più bello? Sono indecisa tra due di Ken Follett e la trilogia di Millennium, quindi non c'è un libro preferito. Mi piace un genere più che altro. Mi piacciono molto i libri storici, però narrativi. Non prettamente storici. Il libro più brutto non ce l'ho. Io divoro qualunque cosa, anche i libri che faccio fatica a leggere, devo comunque arrivare alla fine. Non ce l'ho un libro più brutto. Lo scrittore preferito, Ken Follett. So che ci sarà qualcun altro che mi copierà, anzi l'ha già fatto. Però è che sicuramente che è un foglio. Chiudi gli occhi e vedi. Non so. Non ho sogni? Sì, ne ho tanti, forse ne ho anche troppi. È quello che non riesco a chiudere gli occhi e vedere una cosa in particolare. Molti sono anche già realizzati, mi gironzolano intorno tutti i giorni, li porto a scuola, li do da mangiare, li vesto. I titoli dei tuoi racconti. Allora, io ho scritto Fasti e Misteri di Ghilla Santori e Il Pasto della Leonessa. Che hai fatto per la pubblicazione? Niente. No, non è vero. Ho fatto tante cose come tutti. In particolare mi sono occupata della copertina, un po' della grafica, il layout e così, delle cose. Poi vabbè, tutti hanno fatto un po' di tutto, insomma, correzioni. Niente, tutto e niente. Il racconto più bello dei 24, secondo me, è In una notte di lacrime e pecorelle. Mi ha coinvolto molto già dalla prima lettura. Io so perché. Basta. La decisione più difficile di questa pubblicazione è il titolo. Tanto diremo tutti la stessa cosa perché lo sappiamo. In realtà adesso siamo di nuovo in crisi con il nome collettivo. Ma per adesso è il titolo. La cosa più divertente, la scelta del titolo. È stato un delirio, veramente un delirio. Avreste dovuto essere presenti. Indescrivibile. Chi di voi rompe di più? Io.
Sicuramente, anche se magari gli altri diranno altri, anche altri nomi, io rompo tanto, tanto, appunto perché sono irrefrenabile, proprio perché il mio difetto peggiore è essere irrequieta mentalmente. Quando mi viene in mente una cosa, incomincio a tempestare, a rompere, a chiedere, a domandare, a proporre, a fare. La mente fermente più irrefrenabile, dipende da che cosa si intende per irrefrenabile. Probabilmente sì, Federica, anche gli altri hanno detto, lo so, è lei, sì. E spesso abbiamo discusso perché siamo abbastanza simili da quel punto di vista, quindi se io rompo di più lei è la più irrefrenabile, sì. La mente fermente più presente, non lo so, io, ma perché rompo. La mente fermente più vicina fisicamente è Elisabeth, sicuramente, abitiamo molto vicini, proprio fisicamente inteso come chilometri che ci separano. Con quale delle menti fermenti scriveresti un libro a quattro mani? Maya, abbiamo già provato a scrivere un racconto, io rompo, quindi lei non dirà mai che vorrebbe scriverlo con me, ma io lo scriverei volentieri insieme a lei. Manda a quel paese una mente fredda? Già fatto, con tutti, ve lo garantisco. Io li ho già mandati tutti a quel paese, tante volte. Però gli voglio bene, tanto, lo sanno.